La Siria, la guerra e i rifugiati sono al centro dell'attenzione dell'opinione pubblica. Dall'inizio dell'anno al mese di novembre, 700 bambini sono morti in mare mentre cercavano di raggiungere l'Europa. Il Libano in questi ultimi anni ha accolto 1.500.000 profughi siriani in fuga dalla guerra civile che infuria nel paese da 4 anni. A Dede, nel nord del Libano, a pochi chilometri da Tripoli, si è formato un collective center dove da 3 anni vivono 150 famiglie siriane, circa 1.400 persone, di cui la metà sono bambini, molti dei quali nati lì. Le condizioni di vita sono al limite, non esistono i servizi più elementari, come ad esempio l'elettricità. Al-Waha, questo è il nome del centro, è una proprietà privata e i siriani occupanti pagano un affitto medio di $200 al mese. I bambini non frequentano la scuola perché è troppo lontana dal centro e i genitori non sono in grado di pagare il trasporto. Le necessità sono molte, alcune organizzazioni non governative stanno facendo fronte a quelle primarie. Gioca Gin, manifestazione nazionale di sport e solidarietà organizzata dall'UISP, si prenderà cura di un piccolo pezzo di questa grande emergenza, costruendo un campo polivalente. Partecipando a Gioca Gin aiuterai i bambini siriani che fuggono dalla guerra e contribuirai alla costruzione di un campo da gioco e all'acquisto di materiale sportivo. I bambini hanno diritto al gioco e a vivere la propria infanzia.